Quindi ringraziamo per la sua presenza il presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale d'Italia, Marco Terranova. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie per l'ospitalità. Grazie a lei. Dunque, allora, quanto è stato importante, quanto ha colpito, diciamo così, voi, il parere non positivo, così è stato definito dal presidente dell'Assemblea Capitolina, dell'organismo di revisione economico-finanziaria? Insomma, ve l'aspettavate, non ve l'aspettavate? Vi colpisce? Allora, non le nascondo che abbiamo accolto il parere dell'OREF con un minimo di meraviglia, perché pensiamo di aver fatto in questi mesi, soprattutto sul progetto di bilancio, un lavoro intenso, attento, profondo, di conoscenza, cercando ovviamente di muoverci all'interno di quelli che sono i vincoli che sono dettati da tanti fattori, per proporre un progetto che fosse soprattutto un progetto di garanzia dei conti per i cittadini di Roma. E chiaramente, quando abbiamo visto il parere non favorevole, un minimo di insoddisfazione non gliela nascondo. Però riteniamo che ovviamente l'OREF è un organismo di garanzia, è un organismo di controllo, ha esercitato pienamente la sua funzione, per cui accogliamo questo parere, che non è fine a se stesso ovviamente, ma è corredato da una serie di indicazioni, come non uno stop ma un nuovo punto di partenza. Che cosa vuol dire nuovo punto di partenza, considerando la scadenza del bilancio? Sì, allora innanzitutto facciamo chiarezza sulle scadenze. Il progetto di bilancio è stato presentato, che è un progetto che ovviamente presenta la Giunta, è stato presentato secondo i termini di legge entro il 15 novembre, quindi la Giunta ha emanato questo progetto e il 18 novembre ha inviato tutti i documenti con tutti gli allegati all'OREF, che ha rilasciato il parere ieri dopo 32-33 giorni. La prima scadenza, diciamo, che ci eravamo prefissati era quella ovviamente di approvare il bilancio entro il 31 dicembre. Questo permette l'esercizio, diciamo, effettivo e non l'esercizio provvisorio già dal 1 gennaio. Purtroppo ovviamente questo parere non sarà possibile dell'OREF non ce lo consente, ma i termini di legge per la presentazione del bilancio, in assoluta, diciamo, sicurezza e rispetto di quella che è il calendario contabile, fino a febbraio. Fino a febbraio. Cos'è che vuole? A parte le chiedo una cosa, ma è vero, così come ci è stato detto, le risulta che voi potreste approvare il bilancio a prescindere dalle osservazioni fatte dall'organismo di revisione? Allora, l'approvazione del bilancio è una prerogativa dell'Assemblea Capitolina. Quindi potreste, questo, diciamo così, scusate, sì, l'espressione, potreste anche stavo per dire infischiarvene, va bene, comunque non tenere in considerazione. Non è indubbiamente l'espressione corretta, mi permetta. Però, ma no, certo, era una forzatura. Un'amministrazione responsabile, se non esistono i presupposti, ma anzi esiste la possibilità di ricevere quelle indicazioni e di fare ancora meglio nella presentazione del progetto, credo che sia un'eventualità. Quindi tecnicamente sarebbe possibile, però non pensate sia giusto. Al momento non la prendiamo nemmeno in considerazione. Vogliamo lavorare per ricevere le indicazioni dell'OREF. Andiamo un po' nel dettaglio. Può spiegare ai nostri ascoltatori che non sono tecnici cos'è che non è piaciuto proprio concretamente all'organismo di revisione economico-finanziaria del Campidoglio? Allora, se mi è permesso, le vorrei dire prima cosa è piaciuto. Sì. Perché si tratta di un parere articolato su 46 pagine. Sì. Infatti, all'inizio ci sono osservazioni positive, infatti. Direi che le osservazioni positive sono numerose e fanno riferimento principalmente al lavoro che abbiamo svolto, vale a dire la volontà di tenere i conti in equilibrio. Questo è l'obiettivo che ci eravamo prefissati, tant'è vero che nel dispositivo cito una frase che diciamo credo sia esplicativa, che ha riscontrato l'OREF che parla il mantenimento del pareggio di bilancio nel rispetto del piano di riequilibrio di Roma Capitale.
e pur valutando positivamente la politica di bilancio ispirata a principi di prudenza adottati dall'ente, poi rilascia il parere che sapete. Certo. Quindi questa frase, ecco, non per farci complimenti, noi l'avevamo letta questa parte positiva, sì, ieri. L'abbiamo letta ai nostri ascoltatori, ecco questo. No, nel senso perché noi abbiamo avuto, no, spieghiamo Terranova, perché sì, lavori in corso è stata praticamente contestuale alla dichiarazione del presidente dell'Assemblea Capitolina. Sì, ovviamente, sì, certo. Contestualmente ieri lavoravamo su quello che poi voi invece discutevate durante le vostre riunioni, per cui abbiamo, certo, tentato di avere un equilibrio. Poi sa benissimo che l'ennesimo bubbone da un punto di vista politico è scoppiato, perché comunque questa è una prima volta. Allora, visto, riprendendo anche le sue dichiarazioni, quelle di pochi istanti fa, ci ha sorpreso come l'OREF si sia posto nei nostri confronti malgrado queste dichiarazioni che lei ci ha appena letto. Ora, poiché siete molto vicini, no, con l'OREF, nel senso che gli uffici sono lì, perché non a un certo punto, visto che il bilancio era in fase di trattamento, visto che venivate da una maratona, perché non parlarsi prima? Perché poi prestare il fianco anche, e non solo alle opposizioni? Perché questo poi diventa anche un problema politico. Oh, poi non ci scordiamo la domanda che avevo fatto di spiegare, certo, che ai nostri ascoltatori cos'è, sì, che non è piaciuto non in piace particolare. Allora, rispondo all'ultimo perché mi sembra, sì, interessante dal punto di vista politico. No, in realtà i rapporti con l'OREF, nel rispetto di quello che è il ruolo istituzionale, ci sono stati. Abbiamo scambiato in questi mesi, direi, più volte impressioni su quello che era la situazione, per esempio, dei debiti fuori bilancio. Quindi direi che l'interlocuzione con l'organismo di controllo è una prassi abbastanza consolidato, ritenendo l'organismo un organismo terzo nel giusto rapporto istituzionale. Insomma, tanto per farla breve, è un organismo con cui ovviamente si cerca di non fare pressioni, di non influenzare, perché non sarebbe assolutamente corretto dal punto di vista istituzionale, ma soprattutto dal rispetto di quello che è il loro lavoro. Quindi diciamo la meraviglia deriva più dal fatto che in fase di assestamento a luglio, in condizioni abbastanza simili, lo stesso organismo aveva dato un parere, seppur con delle indicazioni, comunque favorevole. Quindi diciamo che il lavoro che avevamo fatto, che è anche riconosciuto, no, nell'ambito del parere, ci metteva abbastanza tranquilli sotto questo punto di vista. Così non è stato, abbiamo avuto un esame attento di quello che è stato il nostro bilancio, ne prendiamo atto e dobbiamo andare avanti. Insomma, non è questo che ci ferma, insomma. Non ci sta dicendo, vero, giusto per sgombelare il campo e rimanere poi, sì, sulla politica, e poi le lascio rispondere invece alla domanda che le ha fatto il collega Stefano, sì, Molinari. Sì, sì, sì. Visto che ha sottolineato la precisione dell'OREF in questo caso, sì, non ci sta dicendo che l'OREF ha voluto mandarle un messaggio politico, no? No, assolutamente. No, giusto per sgombelare il campo. Quando un organismo lavora bene, noi non dobbiamo far altro che riconoscerlo. Se poi in passato lo stesso organismo con altri componenti non sta a me giudicarlo, insomma, c'è come ha lavorato, anche perché non conosco il dettaglio delle questioni delle altre volte. Io ritengo che l'OREF abbia fatto un lavoro attento, profondo, e ci abbia dato soprattutto degli spunti interessanti, perché vede la possibilità di presentare un progetto di bilancio fatto ancora meglio. E questo ci mette al sicuro nell'amministrazione, permettendoci di fornire ai cittadini di Roma dei servizi efficienti senza avere poi, non so, magari alla metà dell'anno la necessità di fare tagli. Questo era il motivo ispiratore, ecco, e credo che sia stato recepito, certo, e in quella direzione vogliamo andare. Allora, arriviamo a che cosa non è piaciuto in particolare all'organismo di revisione. Allora, io direi che potremmo sintetizzare il parere non favorevole sostanzialmente legandolo a quella che è la situazione di contorno. Il bilancio è una rappresentazione di quello che è la gestione economico-finanziaria dell'ente, però purtroppo, malgrado sia un bilancio rigoroso, è stato detto prudente, come è stato riferito, ci sono delle situazioni di contorno che ne elevano comunque il rischio. La principale, direi, si può evincere tranquillamente dal parere, è legata ai debiti fuori bilancio, vale a dire delle poste che pendono sul bilancio di Roma Capitale e che nel corso dell'anno
potrebbero dover essere riconosciute, o meglio, dovranno essere riconosciute ai creditori. Per debito fuori in bilancio, per esempio, okay, si ritengono, non so, dei lavori che sono stati effettuati con, per delle somme urgenze, quindi con procedure di affidamento diretto, e che al momento non ancora, diciamo, vedono i creditori in attesa dei pagamenti. E perché questo non sono state inserite queste voci, definiamole in questo modo? Perché no, allora le voci sono, esistono, esiste anche un accantonamento, okay, per il pagamento di questi debiti. Quello che manca, ed è poi l'osservazione principale del, sì, dell'OREF, sono i cosiddetti spazi di finanza pubblica. Ah, beh. Certo. Cioè il fatto che un'amministrazione, nel rispetto di quello che poi è l'obiettivo del pareggio di bilancio nazionale, per ogni amministrazione locale prevede che si rispetti un confine all'interno del quale la spesa corrente si deve muovere. Cosa succede? In questo momento il nostro progetto è lo spazio di finanza pubblica. Nel momento in cui dovessimo onorare i debiti fuori bilancio o altre passività potenziali, quegli spazi potrebbero essere esauriti o addirittura superati, cosa, certo, che non è possibile. Questa è la critica. Certo. Allora, dov'è però il, diciamo, la soluzione? Perché poi anche rispetto a questo non ci possiamo fermare solamente a subire, tra virgolette, quello che oltretutto, come ben sapete, non è frutto della nostra amministrazione, perché questi sono debiti che risalgono a partire dal 2013-2014. Però è il problema dell'amministrazione che ha deciso di candidarsi, tentare di avere un piano e applicarlo. Poi altrimenti facciamo il gioco dei partiti che sono venuti prima, no? Che hanno sempre Mi ha anticipato, perché glielo stavo per dire. Ovviamente eravamo consapevoli della difficoltà a cui andavamo incontro e non ci tiriamo indietro, ci mancherebbe. Il problema è che su questo dobbiamo mettere in piedi, ma abbiamo messo in piedi di fatto delle soluzioni che adesso le vado a descrivere. Questo bilancio, faccio un primo esempio, è stato redatto a novembre 2015 e quindi ovviamente sì, la fotografia è quella dell'amministrazione fatta a quel tempo, anche se non lontanissimo. Nel frattempo è sopravvenuta una novità, magari questo non è stato detto in questi giorni, vorrei dire che il MEF ha concesso degli spazi di finanza aggiuntivi che negli ultimi anni è stata una prassi abbastanza consolidata, anche per importi molto più elevati rispetto a quelli che sono stati concessi quest'anno, spazi di circa 130 milioni. Grazie a questi spazi noi possiamo portare in pagamento i debiti fuori bilancio grazie alle coperture che già esistono, sostanzialmente. È una cosa che dobbiamo fare entro il 31 dicembre e che avremmo fatto a valle dell'approvazione del bilancio. Non importa, era previsto, lo faremo anche perché la scadenza non è prorogabile, quindi entro il 31 dicembre dobbiamo portare in aula le delibere che approvano di fatto il riconoscimento di questi debiti. Faremo questo, ecco, e questo abbasserà per gli importi che riusciremo ad autorizzare la criticità relativa ai debiti pendenti, di fatto, perché non li porteremo nel progetto di bilancio 2018. C'è il rischio che vengano tagliati i servizi? Allora, al momento direi proprio di no, perché il progetto che abbiamo messo in piedi è andato in questa direzione, soprattutto per ciò che riguarda i servizi sociali. Il comune è un forte erogatore di servizi alla cittadinanza, soprattutto alla cittadinanza più debole. Io ricordo che nelle fasi di post-assestamento, quindi di variazione tra settembre e novembre, abbiamo fatto delle operazioni di variazione per attribuire ai municipi i fondi che nel progetto iniziale mancavano per erogare i servizi prevalentemente servizi sociali. Lo abbiamo fatto e lo abbiamo mantenuto nel progetto, questa extra erogazione, tanto è vero che per i municipi siamo passati da un'erogazione complessiva di 202 milioni a 230 nel progetto. Questo ovviamente teniamo il punto. Certo, allora arrivano un sacco di messaggi. Sì, c'è un altro aspetto che volevo chiedere e poi magari andiamo anche ai messaggi. Sì. Per quanto riguarda la verifica tributi, mutari, tasi, un altro passaggio che è stato indicato all'interno della relazione dell'OREF, perché di fatto nel bilancio previsionale proposto della vostra giunta non si prevederebbe un controllo adeguato, se non ricordo male quello che ho letto, delle entrate dei tributi. Allora, l'osservazione è un'osservazione di carattere generale sulla capacità di accertamento dell'ente, sì, vale a dire sulla possibilità che non solo di accertamento ma anche poi di riscossione, di sono due fasi distinte. Chiaro, certo. Il problema è che su questo stiamo mettendo in piedi una serie di modifiche a quella che è la macchina amministrativa,
ho sentito anche nella trasmissione precedente delle osservazioni corrette. La macchina amministrativa di Roma Capitale è una macchina estremamente complessa, è una macchina che ha bisogno di tante semplificazioni. Le dico solamente che l'accertamento e la riscossione dei tributi non è centralizzata, per cui ci sono n punti dell'amministrazione in cui vengono acquisiti i pagamenti e poi registrati. Non solo, ad esempio, e questa è una delle indicazioni che erano state date, per ciò che riguarda la Tari, oggi la riscossione è a cura dell'AMA, cioè quindi viene praticamente fatta dalla partecipata, la nostra partecipata. Qual è l'obiettivo? È quello di internalizzare la fatturazione e il pagamento. Questo per garantire ovviamente un controllo più diretto e, senza nulla togliere all'efficienza di AMA, evitare che una volta coperti i costi si abbassi la guardia, se mi si passa la battuta. Certo, allora scusi, possiamo rispondere ai tanti che stanno scrivendo, scrivendo al 3775-104-500 e le premetto che sono a tutta evidenza degli elettori del Movimento 5 Stelle, perché criticano l'operato dell'OREF dicendo cose tipo queste, ecco: ma se un organismo di controllo fa il suo lavoro, come si è creato un buco abnorme di tot miliardi, qua dice 13, in realtà magari sono di più, negli ultimi 20 anni, scrive Giancarlo, e ce ne sono tanti che criticano l'OREF. Dice: una domanda, come mai i precedenti bilanci che erano fatti bene hanno prodotto 16 miliardi di debiti? Questo è un altro. Ce ne sono veramente decine di questi messaggi. Ecco, lei che risponde a questi che sono elettori di 5 Stelle. Allora, io rispondo a tutti i cittadini romani, che in realtà ovviamente... Certo, ma però in particolare a questi, ecco, volevo... Sì, il punto è questo, è che l'osservazione può anche essere condivisibile, tant'è che sulla situazione di Roma Capitale sappiamo che ci sono tantissime indagini in corso, partendo dalla madre di tutte le indagini, Mafia Capitale, fino ai vari altre iniziative, Vitruvio ed altre ancora, certo. Anche di questi giorni, no? Si parla di interventi delle autorità giudiziarie di polizia per andare, no, nella direzione di individuare azioni non corrette nell'amministrazione. È ovvio che probabilmente il controllo poteva forse essere meglio, però io, tenendo fede a quello che le ho detto all'inizio, in questo momento da presidente della commissione bilancio anche ho perché il dovere, quello che diceva lei prima di... e all'inizio sulla terzietà sostanzialmente dell'OREF si è espressa, sì, se non sbaglio, durante la precedente amministrazione, sì, il sindaco, guarda, ce l'abbiamo Virginia 20 Raggi. Secondi, allora sentiamo che cosa diceva nel 2015 ed era l'opposizione, Virginia Raggi, quando era l'opposizione, sì, appunto, sì, certo. Sentiamolo. OREF, che vi ricordo, è l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune, un organo indipendente che quindi noi dovremmo ascoltare molto attentamente quando ogni volta ci invia delle relazioni sui bilanci e formula queste riserve ed eccezioni che sostanzialmente ci dovrebbero indurre a fare qualche passo indietro e a modificare un po' il tiro, cosa che non fate mai. E si rivolgeva al PD, evidentemente. Chiaramente in quel contesto non posso il sindaco Raggi voleva dire anche che l'OREF aveva già, evidentemente, anche con le precedenti amministrazioni, fatto capire di dover andare. Ecco. Guardi, proprio per cultura personale, oggi, oltre che studiare attentamente il parere che hanno rilasciato per il nostro bilancio, ho guardato i pareri che erano stati rilasciati in passato. Se poi le amministrazioni non hanno risposto a quelle indicazioni, è chiaro che i risultati poi li vediamo anche, no, tutti i giorni. Noi vogliamo seguire un'altra strada, io questo penso che sia chiaro. Da noi non sentirete critiche, adesso mi dispiace che Resta un organismo tecnico e non politico, ecco questo. No, direi di no, poi è chiaro che ognuno ha le proprie simpatie e convinzioni, però io ritengo che questo lavoro vada rispettato, vadano date delle risposte, vadano trovate delle soluzioni. Noi riteniamo di essere sulla buona strada e che risolveremo questa questione nei tempi più brevi possibili.
ritengo entro il 31 gennaio, però comunque entro il 28 febbraio che la legge si imponga. Questa è la strada che vogliamo eseguire, su cui ci impegneremo da qui ai, ai prossimi giorni, Natale e Capodanno compreso. Presidente Terranova, nel ringraziarla, nel salutarla, perché è stato estremamente disponibile, peraltro insomma non era previsto che potesse essere un intervento semplice il suo, però lo sa benissimo che le critiche sono arrivate da più parti e non necessariamente da, dall'opposizione. Tralasciando per un attimo l'opposizione, questo inciampo, così come è stato definito, lo dovete un po' all'inesperienza che il Movimento 5 Stelle ha a volte in campo amministrativo, soprattutto dovendo amministrare una città difficile come quella di Roma, e in secondo grado anche rispetto a quello che è successo negli ultimi giorni, che mi sembra oggettivo, mi sembra un dato oggettivo politico, no? Che possa avervi in qualche modo distratto, se è così che stanno le cose, rispetto all'ordinaria amministrazione. Allora, io rispetto alla prima parte della domanda le dico che chi dichiara di avere un'esperienza nel governare questa città con, nella sua complessità, commette un azzardo. Non credo che esisti una professionalità precostituita che permetta di arrivare a Roma e, senza analizzarla, conoscerla, entrare in profondità in quelli che sono i meccanismi amministrativi, provare a farla funzionare bene. Glielo dico perché la nostra squadra è formata da professionisti di primissimo ordine, avvocati, architetti, ingegneri, manager, che ovviamente dal punto di vista dell'esperienza professionale e anche della conoscenza dell'amministrazione pubblica, perché abbiamo delle persone che conoscono profondamente l'amministrazione pubblica, ma questo non significa che quando si arriva ad amministrare una città come Roma non bisogna fare una grande opera di studio, analisi e conoscenza dell'amministrazione. Per cui, se vogliamo parlare di inesperienza tout court, lo dobbiamo estendere a tutti quelli che hanno amministrato questa città. Se vogliamo parlare di un approccio professionale che porterà i suoi frutti nei tempi necessari, perché ovviamente modificare questa macchina, molti vede quando sono arrivati in questa macchina si sono assuefatti al funzionamento di questa macchina. Noi siamo arrivati e ne vogliamo cambiare un po' i meccanismi, per cui questo chiaramente richiede un po' di tempo e crea qualche difficoltà. Questo è il punto. Buon lavoro. Buon lavoro, perché chiaramente siamo tutti cittadini romani e quindi non possiamo che tifare per chi cerca di mettere in sesto la barca, no? Questo mi sembra. Questa è la cosa importante. Se dimostriamo come cittadini romani, perché noi quello siamo, di essere tutti uniti per il bene di questa città, anche insieme alle opposizioni, allora forse porteremo qualcosa a casa. Se dobbiamo fare la guerra all'ultimo arrivato, credo che non andiamo da nessuna parte nessuno. Grazie Presidente. Grazie Presidente. A voi, sempre disponibile. Questo è molto bello che l'abbia detto. Grazie, buon lavoro veramente. Grazie Presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, Marco Terranova.